Stiamo per iniziare l'indagine, adesso lascio la parola a Martina che vi spiegherà le attrezzature che useremo questa sera. Considerando che questa sera si tratterà dell'indagine nella sola stanza, questa degli affreschi, perché qui che sono state processate, sono state fatte le torture alle donne accusate di stregoneria. Quindi come attrezzature avremo solo quelle a mano, non avremo attrezzature fisse per il fatto che comunque la stanza è solo questa. Poi ci recheremo nelle prigioni, parte delle prigioni che sono ancora visitabili, ma anche lì comunque sono spazi ristretti, quindi utilizzeremo un registratore EVP, avremo due K2, abbiamo due videocamere infrarosso in modo che una riprenda tutta la stanza e l'altra cercheremo di focalizzarla sul K2 in modo da riuscire a rilevare eventuali spazi del campo elettromagnetico. Abbiamo le macchine fotografiche infrarosso e niente, adesso spegniamo le luci e cominciamo. Paolo, spegni le luci. C'è qualcuno qua con noi in questo momento? Qui con noi c'è qualche donna che è stata processata o torturata? La pillona, se sei qui con noi, pillona, puoi avvicinarti alla luce che vedi a terra? O fare un rumore? Farci capire. Sei morta qua dentro durante una tortura? Cos'era? Cosa? Puoi fare un rumore se sei qui con noi? È qui che siete state prima processate, anzi prima torturate e poi processate? Se qui con noi c'è la Gudenta, può darci un segno della sua presenza? Stiamo dando fastidio a qualcuno? Siete state processate, accusate e uccise perché vi dicevano streghe. Lo eravate davvero? Se sì, vi potete avvicinare. Noi non siamo qui per far del male a nessuno. Sappiamo che in questa sala
venivano effettuati i processi e le torture. In questa stanza veniva effettuata la tortura della corda? Lo schiacciapollici? Lo schiacciapollici? Stai camminando di sopra? Di fronte a noi c'è un armadietto, un armadio anzi. È da lì che gli inquisitori, i giudici, prendevano le loro vesti prima di iniziare il processo e la tortura. Se sei di sopra puoi scendere le scale e venire fino qui da noi. Abbiamo appoggiato la luce sulle scale, noi siamo lontani. Puoi avvicinarti per favore? Solo per farci sapere se sei qui con noi. Volete che andiamo via? Visto? Ho visto illuminare qualcosa. Infatti. Guardarti in faccia. No, io guardavo te, tu guardavi me e il K2 si è acceso. Cago, tu l'hai visto? Io sto riprendendo, ma se tu metti le mani davanti. Ma io non ho le mani davanti, Cago, ce l'ho in tasca. Che mani sono? Guarda, se io sono così, con la mano in tasca. Ecco. Ok. C'era qualcuno con le mani davanti a questa lucina verde? L'hai fatto una volta e male non ti ha fatto. Puoi rifarlo, per favore? Chiunque tu sia.
fatto accendere le luci prima, può per favore rifarlo? C'è già stato qualcun altro come noi qua? Qualche donna è stata, per caso, appesa a uno di questi chiodi che ci sono sul soffitto? Se sì, puoi gridare fortissimo. Ah, ok. Si è acceso fino al rosso. Puoi rifarlo, puoi gridare fortissimo come un secondo fa? Con tutta la voce che hai, grida. Sappiamo che due uomini sono stati processati e accusati, poi anche uccisi. Con l'accusa di essere stregoni. C'è forse uno di loro qui con noi? Puoi gridare il tuo nome? O i vostri nomi? Rifaccio la domanda. C'è uno dei due uomini che sono stati accusati di stregoneria qui con noi? È ingiusto quello che vi hanno fatto, lo pensiamo anche noi. Siamo qui per questo. Si è acceso? Chi è che l'ha visto? Sì, io. Ok. Quindi? Non c'erano troppo due vicini. È ingiusto? Quale si è acceso? Il mio. Vi faccio la domanda. È ingiusto quello che vi hanno fatto? Lo sappiamo anche noi. È vero? Avete dovuto confessare perché eravate stanche, stremate, non ce la facevate più. Il vostro corpo non reggeva più alla tortura. È così? Che freddo. Dove Matti? C'è qualcuno sulla scala che vuole comunicare? Se c'è, ti puoi avvicinare ad Agostino? Se non mi sbaglio, prima c'era qualcuno dove adesso ho appoggiato quella luce. Se sì, ti puoi riavvicinare? Eri tu un minuto fa sulle scale?
Se sì, puoi avvicinarti alla cucina verde. Sei una di quelle donne processate? O di quegli uomini? O forse sei tu, Tresani, che avresti dovuto difendere quelle donne, ma non hai mai fatto niente, solo dopo molti anni hai scritto quello che hai visto, raccontando quello che hanno subito quelle povere donne. Sappiamo che durante quegli anni è morta anche una donna accoltellata, no? Mentre era in gravidanza. C'è lei magari qua? Io direi di cambiare location, però. Se c'è qualcuno qui con noi, può avvicinarsi a me? Marti, Marti, Marti. Tutti e due. Marco, riprendi anche qua. Minchia, è fortissimo il segnale qua. Ci troviamo praticamente in quelle che una volta erano le prigioni. Infatti Martina si trova proprio all'interno di una di quelle che era la prigione. C'è stato un rumore dietro di me. Ho la pelle d'oca. Scusate, ma dietro Martina c'è stata. Marti, stai registrando, no? Stavo dicendo che ci troviamo all'interno delle prigioni, proprio mentre parlavo delle prigioni. Dietro Martina c'è stato un rumore, infatti come si vedrà poi dal video, ci siamo spaventati. Appena siamo scesi abbiamo avuto un riscontro fortissimo con il K2, dove le luci sono rimaste praticamente a fondo scala per qualche secondo, su entrambi i K2. K2. Sì, esatto. Adesso proveremo a fare qualche altra domanda e poi vedremo. Torno a mettermi come era messa prima e cerco di non spaventarmi se sento un rumore. Insomma, c'è qualcuno qua con noi? La torcia. Ok, adesso funziona. è stata la tua. Oh. Sì, c'è qualcuno qua con noi. È stata la Marti? tua prigione, Marti? questa? Sei proprio tra me e Martina? Martina, Mamma mia, Marti. no! Oh! Marti, fermo, piano. No, non sono uscita io. Qualcosa ti ha Cioè, mi ha spinto? spinto qualcosa al braccio, No, veramente, si te lo vede il giuro. capo. No, ti credo. Sì, è qua davanti, guarda. Porca boia. No, non riesco a stare in piedi. No, fa. No, no, mi sento cadere, veramente. Non C'è riesco a qualcuno stare che in vuole che piedi. andiamo via da qua? La Mamma mia. temperatura si è abbassata No, non tantissimo. riesco a stare in piedi, veramente. Marti, stai tranquilla. No, ma no, mi sento come se non ho l'equilibrio. La Non ho gagente è capito. morta in carcere perché non ha sopportato le torture.
Ci sei forse tu qui con noi? Se sì, puoi riavvicinarti? Sei una donna? Sei l'inquisitore? Ti sta dando fastidio, Martina, per caso? Bene. Ma noi non abbiamo intenzione di andare via. No. Sei proprio di fianco a Martina, vedo. Martì, e se ci stesse magari dicendo di andare via perché non vuole che siamo qua, perché ha paura che possa succedere qualcosa a noi? Magari lo fa come senso di protezione? Potrebbe essere. Cos'è stato, Martina? Mi hai toccato tu il coso? No, niente, per quello ti ho detto che ho sentito un rumore. No, no, non sono sentita come se... No, no, non ti ho toccato. E all'esterno ci sono i ragazzi. Proveremo a fare qualche domanda di nuovo perché qui abbiamo avuto dei riscontri davvero... Porti sulla velocità, eccolo qua. Tu guardami. Ok, capito. Hai parlato del pozzo? Sì. Vuoi che andiamo al pozzo? Ci troviamo nella cantina dei proprietari che ci hanno dato, ci hanno fatto entrare. E ci hanno fatto vedere che durante la costruzione delle scale hanno trovato un pozzo proprio sotto il pavimento. Adesso proviamo a fare qualche domanda anche qua. Però, tra l'altro, prima quando eravamo all'interno della sala dove venivano effettuate le torture, Paolo ha proprio detto del pozzo e il K2 è impazzito. Anche quando siamo entrati abbiamo avuto qualche innovazione. Adesso proviamo a fare qualche sessione di più. Prova a lasciare il secondo al K2, questo aggeggio. Riesci a spostarlo? Vuoi far accendere le lucine? Prima. Quindi vuoi che lo lascio giù? Ci siamo spostati ancora. Ci hai seguito? Se sei qui con noi, puoi avvicinarti come prima? Io ho avuto... Come si sta continuando ad accendere? Dove c'è la scala? Sei qui vicino a me in questo momento? Puoi provare a riavvicinarti?
Ci stai chiedendo aiuto? Sì. Vai. C'è qualcuno qua con noi? Che vuole comunicare? Sai che questa no? Mamma mia. Matti, fammi aiutare. Ci puoi dire il tuo nome o i vostri nomi? Se ci sei, puoi avvicinarti alla luce? Paolo, sei tu di fronte a me, giusto? Sì. Guarda che si è acceso il K2. Io sto guardando dietro la Martina. Sul divano. Sì? Sì. Io sto guardando dietro la Martina. No, io perché ti avevo di fronte. Sei sul divano? Vuoi fare un rumore per farci capire dove sei? Eccolo. Bene. Mamma mia. Siete più di una presenza? Mia mano se vuoi. No, tutti e due. Tutti e due. Tutti e due. Mi stai toccando la mano? Vedi che non ti faccio del male? Lo sai, vero, che non sei più da sola in questo palazzo? Chiedi se sta bene in nostra compagnia. Puoi chiederlo direttamente lei se vuole. Stai bene in nostra compagnia? Hai paura di noi? Era uno degli ambienti dove venivano effettuate le torture? Qualcuno mi ha toccato il braccio. Sei stato tu a toccare... toccare il braccio a Paolo? Tu dici distante? Così forte? Non riesco a capire perché hai picchi così alti e poi... Vi faccio la domanda, questo è uno degli ambienti dove venivano effettuate le torture? Se sì, puoi far accendere le luci?
Quindi vai in bagno. Lì dentro. Spontina la settimana. Se sei ancora con noi, puoi far riaccendere le luci? E se questo fosse stato, perché è un po' troppo, dove venivano i processi? È vero, ma qua non c'era mica la botola. Non poteva. Sopra abbiamo montato una botola, cioè una specie di... Sì, però lo usavano perché... In un secondo tempo è stata ceduta al contadino che lo usavano per tirare su il film. Ok, perfetto. Poteva essere stata utilizzata posso provare in camera. Sei qui con noi? Però Paolo ha detto del braccio. Cioè è possibile che tenga così tanto, non si vede più. Vuol dire che c'è o un'entità pesante o molto forte. Esatto, o più entità, guardi, più entità. Papà, prova a parlare. Papà, parla tu del braccio. Del braccio. Chiedi se. Qualcuno mi ha toccato il braccio prima. Ho sentito chiaramente il tocco. Se sei ancora qua. Prova a prendere una cameretta, eh? Io non ho le mani in tasca, quindi non sono stato io. Boh. Sì. Avevo le mani in tasca. Conosci qualcuno di noi presenti in questa stanza? Sì. Ancora della vita. Più là. Come hai spinto? No, guarda, si era acceso. Ma ancora si è acceso. Ancora si è secondo me. Ti stiamo dando fastidio, vuoi che ce ne andiamo? Sì, sì. Scusa, non ho capito. Se vuoi che ce ne andiamo, puoi fargli accendere le luci? Vuoi che andiamo via adesso?